Fabio nel chiacchierata con voi, perché non so se capita in tutte le case, ma quando è rimasta una settimana alle ferie e più o meno, diciamo, grosso modo, gran parte delle persone sono messe come me, i primissimi giorni di agosto, e poi si parte finalmente per il mare, giornate lunghe di sole, di spiaggia, e quindi lasciamo un po' tutto indietro quella che è la nostra routine di buone abitudini. La spesa si fa pratica, rapida, veloce, non abbiamo più voglia di cucinare per niente. La prima sono io, che tra l'altro ho sempre fatto un sacco di video di cucina. Adesso io vado al supermercato e mi organizzo principalmente con dando importanza al fatto di avere sempre qualcosa in frigorifero di veloce, qualcosa di rapido, quindi via, addirittura le carni in scatola, le merendine pronte, gli aperitivi in lattina, qualsiasi cosa, giusto che ci sia delle sciocchezze da sgranocchiare, comunque un pranzetto, una cenetta veloce, salmone quello sotto nei barattoli messo al vapore. Davvero siamo diventati, ad una settimana dalle ferie, ma io mi giravo intorno oggi sul supermercato tutti alla stessa maniera, siamo diventati minimalisti in cucina. Cose pratiche, veloci, rapidissime. Pomodori, perché i pomodori 2-3 giorni tu li puoi tenere. Già i meloni, vedo che i meloni cominciano già a acquistarli un po' di meno, perché dopo 2 giorni tu senti quell'odore fortissimo di melone. Tutto pratico deve essere in questa settimana, l'ultima settimana per le ferie, davvero veloce veloce la cucina, al limite un po' di riso, insalata di riso, quella si fa in 10 minuti se usate un basmati. Ci mettete il classico vasetto barattolino di tonno e siamo pronti. Poi abbiamo sempre il salmone, abbiamo gli sgombri sott'olio, magari scegliamo delle buone qualità. Carne, la carne quella in gelatina classica adesso se ne vende tantissima, la mozzarella si prende prima di passare a casa, pomodori ci sono sempre, il basilico sta sul terrazzo, e questa settimana scorrerà via liscia e finalmente potremo lasciare il nostro frigorifero bello vuoto e andare in vacanza, si spera, perché tutti quanti le vacanze ce le meritiamo assolutamente.